Ok, cari amici, ciao, ci siamo di nuovo questo mese, doppio appuntamento con le curiosità e commenti sugli spot anni 80. Io sono Michele e questo è Spot 80, la casa degli spot anni 80. Vi ricordo, visitate spot80.tv, che non è questo, ma è questo, sbaglio sempre tasti, questa è una costante. Spot80.tv trovate tutti gli spot pubblicati sui social, tutti quelli pubblicati anche in passato e anche qualcosa di più che non viene pubblicato sui social. Quindi se volete cercare nel totale dell'archivio di Spot 80 senza perdervi nelle pagine dei social network che sono complicate da navigare, andate su spot80.tv e trovate tutto quanto. Ci sono anche gli approfondimenti, quindi quello dedicato ai Sofficini, quello dedicato al fondatore di Radio Italia e a Maurizio Costanzo. Spot80.tv, se vi va fate anche una donazione, potete farlo tramite il sito, andate nella pagina delle donazioni e potrete anche, se vi va, se farete una donazione minima, ricevere in regalo una delle magliette esclusive di Spot 80 dedicate, ispirate alla pubblicità degli anni 80. Stanno per uscire, o comunque sono usciti, insomma, sono in giro sul sito, credo che quando vedrete questo video saranno già pubblicate le prime tre magliette della serie. Andate a curiosare e troverete tutte le informazioni per averle. È un modo per supportare Spot 80, per permettergli di crescere. Detto questo, ci ritroviamo qui per il consueto appuntamento dedicato alle curiosità e ai vostri commenti sugli spot anni 80, e cominciamo con uno spot molto veloce del 1986 per il Cioccoblocco Nestlé. Eccolo qua. Quando è grosso così, quando è spesso così, è un piacere morde buon. Cioccoblocco è così, grande e grosso così, è davvero unico. Cioccoblocco Nestlé, tanto gusto per te, tanti pezzi fantastici. Allora, cosa dire di questo spot? È molto veloce. Ho avuto il piacere di conoscere il protagonista di questo spot, che si chiama Maurizio Badiani e, udite udite, era il direttore creativo dell'agenzia che ha prodotto questo spot, cioè la McCann Erickson. Una roba pazzesca a pensarci. Perché questo? Mi ha raccontato Maurizio che questo spot è dell'86 ed è un follow up. In realtà l'originale era stato l'originale, diciamo, la prima serie di questi spot per il Cioccoblocco era stata realizzata molti anni prima, probabilmente inizi anni 80, 81, 82, 83, con pochissimo budget a disposizione. Quindi lui si era messo a realizzare questa campagna, si era messo lui in come testimonial, diciamo. Franco Moretti, se non mi ricordo male, che era prima di lui diciamo il deus ex machina della McCann nei primi anni 80, e Jerry Scotti, che alcuni di voi ricordano come l'imprevedibile Eli. Jerry Scotti era anche testimonial, esatto, mi riferisco proprio a questo, perché nella prima serie di questi spot uno dei testimonial era Maurizio Badiani, ma l'altro era proprio Jerry Scotti, e questo spot andò in onda su Matricole, su Italia 1. L'ho recuperato, eccolo, anche questo velocissimo. Che gusto c'è? Sei Cioccoblocco Nestlé. Cioccoblocco, il buon cioccolato Nestlé. Fantastico, ve lo faccio rivedere perché è velocissimo, quindi. Che grosso è? Che gusto c'è? Sei Cioccoblocco Nestlé. Cioccoblocco, il buon cioccolato Nestlé. Ok. È una curiosità, ma è anche questo, probabilmente per il fatto che è andato a Matricole per molto tempo, più volte è rimasto un po' nella mente di molti. Va bene, andiamo avanti. Prossimo spot: Barilla Mulino Bianco, ragazza con la chitarra, uno dei tanti. Hai mai visto il grano? È come un mare biondo che si muove e fino nel profondo ti commuove. Grano di spiga lunga e giallo di colore.
ci sono cose che il tempo non cambia. Che dire di questo spot? Allora, c'è stato questo periodo, 1987 circa, in cui sono usciti tre soggetti di questo tipo, molto bucolici, molto ispirati al passato remoto, alla nostalgia, che però con Mulino Bianco poteva tornare in realtà, perché i prodotti di Mulino Bianco nell'idea della campagna erano quelli che permettevano di recuperare un po' quei valori e quei modi di preparare le cose di una volta. Vado a leggere un commento che mi è piaciuto molto, di Lo Ma su YouTube, che dice: oddio, canto questa canzone da almeno 37-38 anni e tutti mi dicevano di non averla mai sentita. E a me fa ridere, perché mi metto nei suoi panni e dico: ma come, io la canto e che come è possibile che nessuno l'abbia mai sentita? Mi prendevano per pazzo, nessuno mi credeva che era andata in TV negli anni 80 ed ora finalmente l'ho ritrovata, dimostrazione che non sono pazzo. Sono felice come se avessi ritrovato un figlio disperso in guerra. Fantastico. Allora, perché questo? No, allora, niente, questo è un commento molto molto carino che ho voluto riportarvi, e ringrazio ancora Loma per questo, ma voglio anche farvi vedere un'altra cosa. Allora, su questo spot si possono dire diverse cose. La prima che mi viene in mente è che, da quello che ricordo, la musica e la canzone era stata scritta da Bruno Lauzi, correggetemi se sbaglio, ma ricordo abbastanza bene questa informazione. Ma poi fu una delle tante pubblicità che vennero parodiate nella TV delle ragazze da Angela Finocchiaro. Se vi va, andate a vedere, cercate il canale YouTube di Angela Finocchiaro, perché sono pubblicate un sacco di quelle pubblicità, di quelle parodie di pubblicità. Questa secondo me è una di quelle più carine. Hai mai visto il grano? Però parodiata da Angela Finocchiaro, eccolo. Where is the money? Hai mai visto il grano? Ma perché, come ti posso dire, è proprio tutto pieno d'amore? Che poi quell'amore per cui noi ci conosciamo da bambini e stiamo insieme fino a quando che crepiamo. Avete mai visto il grano, gente? Perché io vi vorrei dire com'è fatta e che dopo allora tutti insieme. No, aspetta, fantastico. Questi spot erano realizzati, queste parodie erano realizzate benissimo, molto molto bello. Va bene, andiamo avanti ragazzi, siete sempre su Spot 80, la casa degli spot anni 80. Stiamo guardando insieme, stiamo scoprendo curiosità e i vostri commenti sugli spot anni 80 pubblicati di recente sul sito. Come forse avrete notato, non seguo più in questi appuntamenti l'ordine di pubblicazione, o quantomeno non mi limito soltanto agli spot pubblicati nell'ultimo mese, spazio un po' di più. Se arriva un commento anche di uno spot pubblicato un anno fa che vale la pena citare, lo cito. Penso che sia un buon modo per vedere anche delle cose diverse, perché sennò nel giro di poco tempo tornano online sempre gli stessi contenuti e non credo che sia una buona idea. Ma torniamo alla regola. Per adesso, con questo spot del 1983, Aya con Ave Ninchi, ecco qua. Di Aya. Dal raccolto dei campi ecco il becchino che fa crescere sano il tacchino Aya. Poveruno, eh? È questo il mondo di Aya. Aya, carni di casa nostra. Oh, allora, leggiamo un po' di commenti subito. Ringrazio Alessandro Stefanoni, perché ha dato un'indicazione veramente particolare, non sapevo. La musica dello spot è molto probabilmente ispirata a questo singolo dei Pooh di qualche anno prima. Il singolo che si vede nel link è Una donna normale. Mi fa un po' ridere un altro fatto, però, che qualcun altro, non ho messo il commento, però ha detto: a me ricorda l'inizio di Georgie, la musica di Cristina D'Avena del cartone animato.
in effetti non ho tutti i torti. Però anche questa canzone, adesso la sentirete, ha un granché di simile, diciamo, familiare, mettiamola così. Era tardi e la gente tornava al quartiere, fuori ansimava rumori di ragazzi in moto su pezzi di prato, bambini in gioco e le cene sul fuoco. E nello strano sole dell'ora legale dicevo, sei una donna speciale per me. Le radio suonavano. Vabbè, l'abbiamo sentita. Pu, una donna normale. Andiamo avanti a leggere i commenti. Avevo 6-7 anni all'epoca dello spot. Ricordo che alla standa della città in cui abitavo, per promuovere il Pollo Aia, venne ospitata per una giornata intera a Veninchi, che firmava delle foto con dedica. Allora, io non ho detto chi era Veninchi, mi immagino che lo sappiate. Comunque era una delle attrici, presentatrici della TV degli anni 60-70, non ne so molto, perdonatemi, però se andate su Wikipedia sicuramente troverete un sacco. È un nome comunque molto molto noto, che è, appunto, è data la sua età, si è visto in onda fino ai, diciamo, primi anni 80 e poi basta. Andiamo avanti, spot del 1985 che io adoro, perché è un piccolo gioiellino dal punto di vista dell'opera, diciamo, filmica, mettiamola così. Anna, il magazine, eccolo qua. Anna, io vorrei sapere da che parte sta il mare. Anna, lasciati vedere, non mi basta sognare. Anna, come sei sicura? La tua vita è una vita vera. Io vorrei sapere che cos'altro puoi desiderare. Anna, vorrei sapere. Anna, dei miei desideri. Magari disattivo il microfono. Come dicevo, questo spot è un piccolo capolavoro filmico, mettiamola così, è un piccolo film, un piccolo cortometraggio, e il primo commento di Luca dice più o meno la stessa cosa. Io abbraccio questa interpretazione, spot che erano piccoli film glamour, sì, sono d'accordo, tipico, proprio pieno, intriso di anni 80 e del modo in cui la donna doveva essere, era vista, almeno la donna moderna, ecco, doveva essere vista in quel periodo. Tant'è vero che, appunto, i commenti che arrivano, tipo quello di Elisabetta, sono: ma per avere tanta energia in corpo cosa mangiavano? La dinamite? Eh sì, perché poi alla fine c'era questa, anche lì entrava in gioco lo stereotipo, che veniva talmente esasperato che queste cose risultavano poi, almeno con gli viste oggi, risultano assolutamente poco reali con la sensibilità e la percezione che abbiamo oggi. Però al tempo era quella l'aspirazione che c'era nelle donne, almeno questo è quello che la società metteva in giro, mettiamola così, ecco. Donne bioniche, dice anche Angela, e Cincilla, sincera sarò, dice: mi ricordo la parodia della film Chiaro, cosa fa per avere tutta questa energia? Mi drogo. E non potevo io esimermi dal recuperare questa parodia, che anche questa è una delle parodie che facevano parte della serie che abbiamo visto prima, La Donna Perfetta. Eccolo qua, vediamo un po' se riesco a mostrarlo. Sì, eccola, finalmente possiamo presentarvela. Signora, lei è praticamente perfetta, racconti al nostro pubblico qual è la sua giornata tipo. Ma è così semplice. Beh, io mi sveglio alle 7, sì, e porto giù il cane, poi preparo la colazione per i miei bambini, sì, croissant e frittelle. Mi butto nel traffico, li porto a scuola verso le 8:30, alle 9 sono in ufficio, un paio di riunioni, alle 12:30 scendo per un po' di jogging, alle 13 torno a casa perché mio marito detesta i panini, sì, e io gli preparo un pranzo ipocalorico. Alle 14:30 sono di nuovo in ufficio, faccio un altro paio di riunioni, alle 16:30 ho il corso per manager rampanti, sì. Alle 17:30 vado a prendere i bambini e li porto a canto, danza, nuoto e catechismo. Alle 18:45 vado in un supermercato in periferia perché lì costa meno e lì io faccio la spesa. Poi torno a casa, preparo la cena per i bambini e per il cane e via, una bella favola, li metto tutti a letto. Preparo quindi la cena per mio marito che arriva sicuramente con 5 colleghi. Mi vesto da sera dopo aver fatto una
bella doccia, alle 21 accendo le candele e ricevo tutti. Beh, alle 24 l'ultimo whisky, sì, l'ultimo whisky prima di andare a letto e prima evidentemente anche ho sparecchiato tutto e ho preparato per la colazione del mattino dopo. Ecco, verso la 1 faccio una chiacchierata con mio marito, sì, parliamo, che so, dell'ultima puntata di Beautiful, per esempio, poi gli faccio un bellissimo massaggio per la cervicale e via, ci addormentiamo. Signora, per essere moglie, madre, amante, manager, come fa? Beh, io sniffo. Fantastico, fantastico. E, ripeto, andatevi a vedere queste parodie su YouTube, partendo dal canale di Angela Finocchiaro, perché insomma sono assolutamente particolari. Allora, prossimo spot, 1987, ah, bellissimo anche questo, nuovo Vernella morbidente con l'indimenticabile Ferruccio Amendola, eccolo. Signora, ho qui Vernel. L'ammorbidente ce l'ho già. Ah, ma questo è il nuovo Vernel, ancora più cremoso. Lo provi? Sì, ma voglio vedere se riesce ad ammorbidire anche questo piumino usato. Vedrà. Proviamo, bucato e piumino. Allora? Tutto morbidissimo. E il piumino? Guardi cosa ha fatto il nuovo Vernel, più morbido di così. Nuovo Vernel, morbidezza sempre più imbattibile. Allora, questo è uno degli spot più... è uno degli spot che fanno parte di questa campagna di pubblicitaria degli anni Ottanta che ha caratterizzato la comunicazione Vernel per tutto il decennio, perché Ferruccio Amendola è stato testimonial di Vernel per praticamente tutto, fino alla metà degli anni 90 in realtà, e i commenti che sono arrivati lo dimostrano, perché sono dei commenti che dimostrano che lo ricordate tutti, la voce più bella del mondo, anzi, primo, lo ricordate tutti, due, sapete che è un famosissimo doppiatore, e quindi questa combinazione di un doppiatore che forse la prima volta veniva utilizzato in una pubblicità come testimonial, quindi con il suo volto che non era noto ai più, era una cosa comunque che colpiva. Dice Alberto, che ringrazio per la lista, Hoffman, Pacino, De Niro, Milian, Stallone e ancora Maurizio Arena, Peter Falk, Depardieu, per non parlare delle centinaia di comparsate a voci di personaggi più o meno minori in un arco cinematografico lungo 50 anni, tempi artisti irripetibili. Samantha dice grande Ferruccio Amendola, Domenico il grande Ferruccio, per me è il Maradona dei doppiatori, unico, sono d'accordo, è uno dei più iconici di quel periodo, dovremmo farci uno speciale sui doppiatori, sulle voci della pubblicità, cioè sulle voci del cinema che poi inevitabilmente finivano anche in pubblicità, e secondo me potrebbero venire fuori delle cose molto interessanti. Dice Anna, oddio, mi hanno appena sbloccato un ricordo, il piumino, è vero, perché questa cosa qua del piumino è stato un piccolo tormentone dentro lo spot che è andato avanti per un po' di tempo. Basta, andiamo avanti con un altro mitico spot degli anni 80, Glenn Grant, lo spot del 1986-87 che è andato avanti poi fino a fino al 90-91 con il whisky finito, con questo jingle che è diventato veramente storico, eccolo. Glenn Grant, ma sicuro, ciao, vi aspetto. Grant, colore chiaro, gusto pulito, semplicemente perfetto. Glenn Grant, malto da intenditore. Questo è uno dei miei spot preferiti, non perché io abbia mai avuto una predilezione per i whisky, in realtà non ho mai bevuto manco mezzo,
però rappresenta un po' gli anni 80 che io ricordo, essendo dell'83, diciamo che la pubblicità la ricordo dall'87, 88 diciamo più, di più, però questo era veramente mitico, cioè qualcosa di inarrivabile per me, come per quello che rappresentava, diciamo così. E i commenti che sono arrivati, no, estrapolati due, lo dimostrano. Dennis Luongo, uno degli spot emblema degli anni 80, quindi vedo di non essere l'unico a credere questa cosa. C'è Francesco Govoni, che io non conosco, non l'ho ritrovato negli annuali che ho recuperato, nei giornali, nei libri che ho comprato dell'epoca, però mi pare di capire che lui facesse parte del gioco in quel periodo, perché dice: tutto in questo spot proclama se bevi Glen Grant sei il top. Noi pubblicitari della Milano da bere degli anni 80, inizio 90, facevamo leva proprio su questo. La Volvo 760 con il radiotelefono ne resta forse l'emblema. Io ringrazio Francesco per questo, spero che ci si possa mettere in contatto, perché mi piacerebbe un po' approfondire quale fu la tua esperienza, visto che racconti di aver fatto parte dei pubblicitari della Milano da bere, che è un altro slogan storico di quel periodo. Se riguardiamo questo spot è qualcosa di fantastico, perché veramente c'è il radiotelefono, c'era la Volvo, quindi i due che parlano al telefono dalla macchina, che era una cosa che negli anni 80 era assolutamente rara, ecco, solo i ricchi se la potevano permettere, il Glen Grant che rappresentava un po' uno status symbol, l'episodio del whisky che non c'è, che è finito, lui scappa a comprarlo, poi torna giusto in tempo, e si finisce insomma tutti quanti a bere amabilmente in una casa sicuramente bellissima, super moderna, semplicemente perfetto. Glen Grant, malto da intenditore. Quindi insomma, no, bello, bello. Basta. Posso dire bello ancora una volta, perché sei uno dei miei spot preferiti. Basta, dai, andiamo avanti. Ultimo spot per oggi, 1986, per Lis Liquido con Silvia Anni Chiarico. Ladies and gentlemen, Lis Liquido. Ma chi è qua? Odorila. In cucina c'è sporco. Che cosa si fa? Ci vuole Lis, liquido super pulente. Lis, liquido deodorante. Pulisce il lato profumo di pino, sui fornelli, pavimenti, il lavandino. Super pulente, deodorante. Super pulente, deodorante. Lis, liquido profumo di pino. Lis, liquido alpino super pulente. Deodora mentre pulisce. Molto carino questo spot, non è durato molto, ma la musica, il jingle è meraviglioso secondo me. Lei è Silvia Anni Chiarico, come dicevo, che è questa praticamente, era una foto un po' più recente, è questa. Quelli più giovani di voi magari la ricorderanno RTL nell'ultimo periodo, insomma negli ultimi anni, credo che abbia lasciato la radio forse un paio d'anni fa, cioè il programma. Ha fatto diversi programmi, poi ancora, vediamo un po', rtl.it, risulta ancora nel sito, vedi, in palinsesto, eccola, vedi, speaker orgogliosa RTL 102.5, però ecco, diciamo che lei, perché è finita in questo spot? Perché ha fatto tante cose negli anni 80 e anche negli anni 70, qui qualcosa viene citato, visto che stiamo guardando questa pagina. Fortunatissimo, è stato un incontro con Paola e Nora Orlandi, regine del mitico coro dei 4+4, che la prendono per far parte del gruppo. Per ben 15 anni, dal 70 fino a metà degli anni 80, Silvia collabora per artisti del calibro di Mina, Lucio Battisti, Adriano Celentano, Umberto Tozzi, Enzo Iannacci, Julio Iglesias, Ornella Manoni e molti altri. Super fortunato è stato un altro incontro, Renzo Arbore, che la porta con sé come inviata nella trasmissione L'altra domenica, dove scorazza insieme a Isabella Rossellini, Emilio Carlucci, Mario Marenco, di lì a poco partecipa al Papocchio, e poi nel 1985 fa parte di Quelli della Notte, che la consacra e la fa crescere al grande pubblico. Lo spot che abbiamo visto è dell'anno successivo, quindi 86. Gira numerosi film con Carlo Verdone, Renato Pozzetto, bla bla bla, partecipa a numerose fiction per la Rai,
canale 5, ma non lasciano l'antico more la radio. Adesso è in onda, allora, è a teatro, no, debutta a teatro, ok, attualmente in onda su RTL 125 nelle notti del weekend, caspita, alle 3 del 6 del mattino, complimenti, molto molto interessante. E cosa volevo dire, leggiamo i commenti un attimo. Allora, i commenti sono questi, no, questi qui sono quelli dello spot precedente, sorry. Ecco, Francesco Corriando: fantastico, lo cercavo da tempo, prima di tutto, bene, sono contento di aver soddisfatto la tua voglia di spot. Andrea Rasero, perché ho imparato l'accento. Silvia Nicchiarico: proprio nell'anno del film 7 kg in 7 giorni, 1, 2, 3, coming to Samantha, che allora io il film non me lo ricordavo, o meglio non me lo ricordavo nel dettaglio, diciamo così, però ecco, ho capito il riferimento di Andrea, che è la sigla, diciamo, di coda, questa qua. E quindi, vabbè, insomma, lei faceva parte del cast del film. Ripeto, la storia non, di personaggi esattamente non me li ricordo, però lei doveva essere tipo la moglie di Carlo Verdone, se non ho capito male, e infatti anche in questa scena finale si vede, credo comparire tra poco. Vabbè, 7 kg in 7 giorni è un film iconico, c'è anche la Suora Lella, cioè, che vogliamo dire, non, è fantastico. Anche quella dietro è un altro personaggio, lei. Sono... quindi finito? Non va più avanti? Ah, eccola qua. Silvia Nicchiarico era qui e poi però in realtà appunto, come abbiamo letto prima, era la voce, dice l'imprevedibile Eli, era la voce del ritornello della canzone Ma la notte no, cioè questa. Vediamo se ce la posso fare, ce la posso fare. Cambio di pagina, eccolo. Poi io ho scoperto anche un'altra cosa di Silvia Nicchiarico, ma diciamo così, questa chicca me la tengo per quando spero di poterla intervistare, che è uno dei miei desideri. Credo sia abbastanza fattibile, anche perché un complice fu Alberto Tovaglia, che ho intervistato all'inizio di quest'anno, a gennaio. Alberto Tovaglia deve molto a, insomma, parole sue, a Silvia Nicchiarico, lo racconta nell'intervista che gli ho fatto, se vi interessa andatevela a vedere su sport80.it, e quindi insomma in qualche modo ha favorito un contatto. So, ho visto che Silvia Nicchiarico si è iscritta anche alla pagina Facebook di sport80, per cui insomma adesso tempo di organizzarmi e la contatterò, e spero di riuscire a organizzare un'intervista a breve. Amici, questo è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta, spero che questo contenuto vi sia piaciuto, questo è l'appuntamento che dedichiamo una barra due volte al mese alle curiosità e commenti sugli spot anni 80. Se vi piace, se vi è piaciuto questo contenuto, mettete il mi piace dalla pagina da cui state seguendo, che sia Facebook o YouTube, iscrivetevi al canale, che questo serve per far crescere, diciamo, la popolarità del canale stesso, e quindi per permettere anche di avere un po' più di visibilità all'interno delle piattaforme. Se volete supportarci, supportare il progetto Spot80 in maniera ancora più forte,
andate su spot80.tv, cercate la pagina delle donazioni e lasciate una donazione. Con una donazione minima potete avere una delle magliette esclusive di Spot 80 dedicate, ispirate alla pubblicità degli anni 80. Al momento ci sono magliette dello Shampoo Campus, dei sofficini, diciamo, ispirate agli spot dello Shampoo Campus, ispirate ai sofficini, ispirate al succo di frutta Billy. Scegliete quella che vi piace di più o anche tutte quante e fate una donazione in modo tale da poterle ricevere. Basta, è tutto. Saluto da Michele. No, una cosa importante che non ho detto, che non ho proprio detto, c'è questo appuntamento che vi voglio segnalare perché riguarda direttamente Spot 80. È una serata che fa parte del formato Bar Spot. Che cos'è Bar Spot? È appunto una serie di serate che sono nate in versione fisica nell'anno scorso, in pratica nel 2022, ideate da Francesco Bozza. In realtà erano nate come un programma televisivo che andava in onda su Zelig TV, adesso invece sono delle serate live che vengono fatte proprio allo Zelig di Milano in Viale Monza. La prossima è del 27 di aprile e sarà totalmente dedicata agli spot anni 80. Diciamo partner della serata sarà anche Spot 80, sarò presente anch'io. Se volete farvi una scorpacciata dei più belli bei spot anni 80 selezionati per voi, venite, perché è una serata di base molto bella se vi piace la pubblicità, perché si guardano tanti spot, soprattutto esteri, quindi spot che magari hanno un tocco di opera d'arte che magari non si vede nella pubblicità normale. In questo caso saranno spot soprattutto italiani ma anche internazionali degli anni 80 o comunque ispirati agli anni 80, e quindi insomma vi consiglio di esserci. Info e ticket su arazelig.it. siateci, vi aspetto numerosi con Francesco Bozza, che è l'ideatore della serata. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!